ragazzi come sapete io mi sto proprio impegnando ultimamente a non fare polemiche, a non lamentarmi su Instagram, a non rompere le palle a nessuno però mi mettono proprio alla prova io abito in un comune della Brianza non importa quale tanto qua tutti sanno che abito qui e quindi qualcuno che lavora in comune o qualche parente vedrà queste storie e lo riferirà ai diretti interessati e dicevo abito in un bel contesto un contesto residenziale ciò nonostante fuori all'ingresso quelli che passano a raccogliere la pattumiera ogni volta lasciano un po' di immondizia per terra, cioè una porcheria vera, fa proprio schifo. Questo perché magari buoni, tanto capita che i gatti di notte, che ne so, strappano i sacchetti dell'umido e questi quando passano a raccogliere la roba lasciano tutto per terra. Cioè adesso non so, ci sono delle bustine di tè, del prezzemolo. Io dico, ma guardate che non è che se uno fa il cardiologo, il chirurgo deve essere preciso, mentre se fa il turbino deve lavorare col culo. perché è un lavoro importante. C'è tanta gente che vorrebbe lavorare. In questo momento Gentilissimi le turbini Di questo comune Per favore Non lasciate l'immondizia Di fuori Lo so che è un lavoro Magari che a volte Vi, vi può stare sul cazzo Però È il vostro lavoro Fatelo bene Perché È veramente brutto Qua tra l'altro C'è Un altro <ride> Un altro abitante Del condominio Che si lamenta Tanto quanto me Tranquillo Non ti riprendo Mi riprendo io Facciamo come quando Intervistano i boss pentiti Tipo che sono di spalle No onestamente Ma Cioè È una merda o no? Onestamente, eh, credo che è una merda. È sempre così in questa via. Eh, non so che cosa dirti. Cioè, nel senso, è diventata una situazione inaccettabile. Inaccettabile, ragazzi. Che cazzo, dai! Ripeto: tanto qualcuno che mi conosce, sicuramente lavori in comune, conosce quelli del comune. Per favore, io non voglio fare i fa, fare titoli di giornale. È schifo, quello assorbente. Sì, sì, ma adesso faccio pure una bella foto e vi faccio vedere. Eh, ragazzi, dai, che cazzo. Ma veramente... Ma dove cazzo siamo? All'isola ecologica?